sono un po' in difficoltà prima di tutto perché ho sentito tre relazioni molto belle e anche divertenti. La mia temo che non sia, perché forse io vi spiego perché. Perché nel 90% dei congressi, quando si parla di epigenetica sistemica, si è subito accusati di essere degli eretici. Io qui mi sento un ultraortodosso, che è peggio. Cioè, quando ti accusano di essere eretico non è piacevole, ma quando ti senti un ultraortodosso, veramente non c'è niente di peggio. Perché questa epigenetica di cui parlo è diversa da quella dominante. Vedo che manca un pezzetto di slide, vabbè, poco male. Ma è comunque biologia molecolare, è ancora biochimica se vogliamo. Non c'è ancora, a mio parere, però io appunto per questo dico, temo di essere... Non c'è ancora la possibilità di collegare quello di cui parla Spaggiario, quello di cui parlano alcuni quando parlano di biologia quantistica, con facilità al mondo molecolare. Cioè dire, e io sono convinto che sia così, che i campi elettromagnetici, per esempio, interferiscono a vario livello anche sul software del genoma, cioè si usano campi elettromagnetici di diversa frequenza per curare, per esempio, delle ferite, quindi è chiaro che i campi elettromagnetici interferiscono sul, non sul DNA, ma sul software del DNA. Ma arrivare già a, come sta provando Carlo Ventura, come sapete, a utilizzare campi elettromagnetici di determinata frequenza per stimolare le cellule staminali dei tessuti a differenziarsi in un modo piuttosto che in un altro, è l'avanguardia, ma siamo arrivati lì, è difficilissimo, e i meccanismi con cui questo avviene, a mio parere, ancora sono più, come dire, delle teorie. Allora, qual è il modo in cui, a mio parere, dobbiamo nei prossimi anni cercare di metterci di fronte a questa grande realtà di una medicina molecolare vera? È capire la differenza tra la medicina ancora purtroppo fondata sul vecchio schema lineare, se vogliamo, del DNA che comanda, del DNA e dei geni che vanno conosciuti perché ogni tanto sono sbagliati e danno le patologie. Questo è il progetto genoma. Il progetto genoma è stato un investimento di trilioni di dollari che è stata la caccia ai polimorfismi e alle mutazioni che avrebbero dovuto spiegare il dilagare delle patologie croniche, infiammatorie e tumorali. Non poteva che fallire, dobbiamo capire insieme oggi questo, non poteva che fallire perché è un modello sbagliato, non è che il DNA sbaglia. Il DNA ha 4 miliardi di anni sulla Terra, non sappiamo se esiste il DNA, probabilmente sì, in tutto l'universo, ma sulla Terra è il prodotto di 4 miliardi di anni di coevoluzione molecolare. Non sbaglia. Non sbaglia il genoma, nel senso che ogni volta che gli arriva un'informazione cerca adattamenti molecolari complessi che poi danno quadri che per noi sono patologici, ma che sono in realtà il tentativo di difendere l'organismo da qualcosa. Quindi l'idea dei polimorfismi e delle mutazioni, l'idea di vendere per somme considerevoli test diagnostici predittivi che dovrebbero dire qual è la probabilità di avere una malattia sulla base di una mutazione di un polimorfismo, è un errore fondamentale ed è un errore che viene ancora propagandato come la medicina del futuro. Non è la medicina del futuro, è una medicina assolutamente non scientificamente fondata. Come non è fondata la medicina personalizzata basata su teoriche terapie correttive a livello molecolare del polimorfismo e della mutazione che dà la patologia, la cosiddetta terapia genica, non può funzionare tranne in rarissimi casi, perché le malattie legate all'errore sono lo 0,4%, sono quelle che conosciamo dai libri veramente ormai di scuola, la talassemia, la fibrosi cistica, eccetera. La grandissima parte dei quadri patologici delle malattie cosiddette complesse non sono legate a errori molecolari singoli, non possono essere, non potranno mai essere corrette da una medicina teoricamente personalizzata in quanto molecolare, che sia terapia genica o altro. Ora capite perché io di solito quando dico queste cose non è che siano tutti contenti nei congressi, diciamo, più tradizionali, quindi lì mi sento, dicevo, un po' un eretico, insomma, creo qualche disorientamento e qualche arrabbiatura in alcuni colleghi. Qui invece ovviamente voi direte sì, vabbè, ma questo tutto sommato è ancora biologia molecolare, è utile
a mio parere è utile per inquadrare, forse meno utile, però lo dico sinceramente, non per falsa umiltà, per andare poi ogni giorno noi a curare i malati, perché quello che io vi racconterò, forse alcuni l'hanno già sentito alcune volte, è come dobbiamo riorientarci in questo mare magnum che va dalla genetica alla genomica, dalla genomica all'epigenetica, dalla epigenetica a tutte le formule che continuiamo a sentire, la metagenomica, il microbioma, il trascrittoma, il proteoma, l'ologenoma, ora si parla di ologenoma, siamo degli orobionti, sapete cosa significa? Significa che ognuno di noi ha dentro, e lo sappiamo, ma non è una cosa banale, trilioni di batteri, ognuno con un suo genoma, quindi noi siamo un ologenoma, siamo degli orobionti da milioni di anni. Siamo degli orobionti disturbati da qualcosa che nell'evoluzione sta interferendo negativamente. Quando si parla di inquinamento, visto che il titolo della giornata di oggi è nell'epoca dell'inquinamento, l'inquinamento non è quello di cui si parla normalmente, cioè il fatto che ci siano delle sostanze, gli inquinanti, pollutant, nell'aria che respiriamo, nell'acqua che beviamo, che possono disturbare in qualche misura alcuni tessuti, organi o dare dei danni del DNA o cose simili. L'inquinamento è qualcosa di ben più complesso e complessivo. L'inquinamento è la trasformazione radicale dell'ecosfera. Nel giro di 50 anni, vi ricordate quel disegnino che spesso fanno vedere? Noi siamo sulla Terra, noi Homo sapiens, da 100.000 anni. Significa che siamo sulla Terra da 3 minuti rispetto all'evoluzione delle forme biologiche. Noi nell'ultimo secondo abbiamo cambiato la composizione molecolare dell'aria che respiriamo, dell'acqua che beviamo, delle catene alimentari. Questo è l'inquinamento. L'inquinamento è il fatto che dalla rivoluzione industriale, soprattutto dalla seconda parte che è la rivoluzione chimica, abbiamo cambiato totalmente la composizione, per cui mentre i primati, noi siamo ovviamente uno di questi e lo vedremo, hanno respirato saltando giù dall'albero e adesso uscendo di casa ossigeno, azoto, anidride carbonica e pochi altri gas che andavano a stimolare il genoma in un certo modo, adesso noi usciamo di casa e respiriamo ossigeno, anidride carbonica, azoto e pochi altri gas, ma respiriamo anche benzene, particolato ultra fine, metalli pesanti che stimolano l'epigenoma a funzionare in maniera diversa. Quindi ecco che cos'è, secondo me, la medicina dei segnali. Esistono una marea di segnali nell'aria, nell'acqua, nei cibi, nelle catene alimentari che non erano presenti fino a pochi anni fa e che stanno letteralmente disorientando l'intero sistema. Allora, come lo possiamo descrivere tutto questo? Dando una serie di definizioni di base, cercando di capire che cosa sta succedendo, perché esiste questa, ormai la possiamo definire tale, transizione epidemiologica, per cui se per tanti anni, diciamo per millenni, abbiamo temuto soprattutto le malattie acute da cause esogene, infettive e parassitarie, invece adesso queste le abbiamo, speriamo che duri, parzialmente dominate, e invece stanno dilagando le patologie croniche, infiammatorie e tumorali. C'è un motivo, è il DNA che sbaglia? Assolutamente no. Il DNA nel tentativo di rispondere a questa continua aggressione, a questo cambiamento di segnali, sta cercando adattamenti molecolari e danno l'obesità, che sta dilagando, adesso vedremo, il diabete secondo, giovanile, che noi studiavamo come malattia senile, adesso dilaga negli adolescenti, i tumori che dilagavano negli anni 60-70, che erano cominciati ad aumentare significativamente negli anziani, adesso stanno aumentando soprattutto nel bambino, e non aumentano i tumori classici, non è il cancro del polmone o il tumore del seno che aumenta, aumentano anche quelli, ma relativamente, ma quelli che veramente aumentano sono tumori primari. Colon cancer è diventato il secondo big killer al mondo ed era una patologia rara fino a 20 anni fa. Come lo spieghiamo? Col DNA che sbaglia, è impazzito il DNA? Non esiste, va tutto rivisto. Allora da questo punto di vista l'epigenetica, la metagenomica, eccetera, eccetera, ci daranno finalmente un modo di orientarci diverso, se ci ascoltano, cioè se vogliono veramente capire che la dobbiamo smettere di promettere una medicina del futuro basata sul nulla. Ecco, quindi in questo senso io rivesto di nuovo un po' il ruolo di un eretico parziale nei confronti della medicina stra-ortodossa, poi dopodiché mi sento molto ortodosso rispetto
a quella che è la futura medicina, speriamo appunto anche dei campi elettromagnetici e della biofisica quantistica, di cui ancora secondo me ci sono idee meravigliose e poche evidenze che dobbiamo trovare insieme, siamo qui per questo. Allora, cominciamo con questa breve premessa che è quasi una scusatio non petita, però era necessaria a mio parere per capire di cosa stiamo parlando. Quando comincia questa rivoluzione epistemologica, scientifica, radicale? Nella mia vita, nella coscienza, nella vita di alcuni di noi, qui c'è per Mario Chiava e altri ricercatori, è cominciata veramente 20 anni fa. Cioè 20 anni fa già molti di noi avevano capito che mancava qualcosa, come spesso dice Sfaggiari, cioè che la medicina tradizionale, molecolare, DNA centrica, gene centrica, genoma centrica, chiamiamola così, aveva i limiti, ma non avevamo gli strumenti per capire qual era il problema. Nel 97, ora vedremo perché vi do proprio questa data, qualcosa è cominciato a emergere nella letteratura internazionale. Per cui abbiamo cominciato a capire che non eravamo pazzi, semplicemente, che quello che sentivamo come un limite era un limite reale. Allora, con questa premessa, partiamo da questa prima diapositiva, questo è il primo congresso mondiale sulle patologie materno-fetali a Londra. In questo caso mi era stato dato questo tema, che è in che modo le pandemie attuali, ovviamente questa è quella più, insomma, la prima riconosciuta proprio come pandemia, non sono il prodotto di errori del DNA, ma sono il prodotto di un cambiamento di pericoli, va bene, comunque di rischi ambientali, che vanno a interferire non sul DNA, ma sul prodotto del concepimento e soprattutto, questo si chiama developmental origin of health and diseases, le patologie croniche, infiammatorie e tumorali sono il prodotto di una sprogrammazione in utero, non del DNA ma del suo software. Questo è il senso del discorso. Ma questo significa che il genoma si programma nel suo software all'inizio della vita e che noi stiamo, e questo ancora una volta è a mio parere importante per capire cosa significa, i segnali che stanno dando questo cambiamento di segnali, stanno disinformando il feto, il bambino nei primi 1000 giorni di vita e si sta sprogrammando il sistema, scusate se è poco, ma soprattutto, vediamo il positivo, significa che sta a noi cominciare a cambiare il percorso e cominciare a tornare a difendere il feto, il bambino nei primi 1000 giorni da questo bombardamento, altrimenti non riusciamo, perché se è vero che così tutto va rivisto, e vi dicevo, e credo che Mario sia d'accordo, perché noi abbiamo cominciato veramente a riflettere sul piano molecolare in quegli anni, questi sono stati i primi due articoli. Il primo, Adam Wilkins, grande biologo molecolare, era il direttore del suo tempo di BioSafe, adesso è il direttore di Genetics, che scrive questo fondamentale articolo, come fanno gli anglosassoni, una paginetta e mezza, non come noi che sbrodoliamo 20 pagine, no, una paginetta e mezza, in cui gli dice: ma perché la fisica teorica del XX secolo ha fatto la sua rivoluzione cuniana, la sua rivoluzione radicale, dalla fisica classica è passata, grazie a questi personaggi che sono i fondatori della meccanica quantistica da un lato e il fondatore della teoria relativistica, perché Einstein in fondo ha lavorato, si può dire, da solo, hanno cambiato prospettiva, sappiamo che non possiamo più ragionare in termini lineari, non esistono rapporti di causa e effetto sugli eventi, l'osservatore è fondamentale perché interferisce con la realtà e via così, questa rivoluzione noi in biologia non riusciamo a fare. Risponde dopo qualche mese Richard Stroman, altro biologo molecolare, notare su Nature Biotechnology, quindi sul giornale proprio ortodosso, più ortodosso di così non si può, è quello che sostiene l'importanza delle modifiche genetiche, per esempio del cibo, eccetera, in quegli anni soprattutto, adesso è un po' rallentato, e dice: ha ragione Adam, abbiamo sbagliato perché essenzialmente abbiamo usato un modellino lineare, abbiamo cercato di spiegare tutto con una molecola singola, più riduzionista di così si muore, la natura non è mai lineare, non è mai riduzionista, questo dogma che noi continuiamo a insegnare in tutte le nostre università, in tutte le scuole, è falso. Non è vero che l'informazione va from DNA to RNA to proteins, but never backwards. È falso, non è vero, l'informazione circola nel sistema, ogni pezzo del sistema comunica con gli altri e dà segnali continui. Ci sono trilioni di cellule nel nostro organismo, sono tutte collegate tra di loro, si parlano con dei linguaggi continui. Adesso, per esempio, a livello
microfisico si scopre che le tubuline creano una sorta di tunnel channeling in modo tale da spedire l'una con l'altra dei messaggi continui in forma di RNA minori. Mi spiace che Spaggiari ogni volta scappa via, perché credo che in fondo questo potrebbe essere interessante, integra quello che vi dice, perché sul piano molecolare, sul piano ormai atomico, questi channeling, questa continua informazione che passa tra le cellule, in qualche modo potrebbe spiegare. Sapete bene che tra i modelli di coscienza, per esempio, un modello che è stato in parte accreditato, in parte meno, The Hammer of Penrose, parte proprio da qui, dal fatto che le tubuline entrano in sincronia, almeno diversa, con gli stati. Questi due continuano a farsi fotografare così, diceva Stroman, dopo 50 anni, noi continuiamo a credere in questo dogma, il dogma nel campo scientifico non esiste, e rispondeva alla linearità del progetto Genoma con questo modellino molto accattivante, a mio parere, in cui diceva Stroman: guardate che cosa dobbiamo immaginare dentro ogni nucleo, un sistema complesso, un ecosistema in cui l'1,5% del DNA, che è la parte codificante, quindi 1,5%, la parte che noi continuiamo a chiamare geni e che probabilmente adesso vedremo non dovremo più neanche più chiamare o considerare così, rispondono in realtà alle informazioni. Infatti genes need to be told to switch off and on. I geni sono lì che aspettano l'informazione per decidere cosa devono fare, non è il gene che comanda. Poi vedremo addirittura che il gene non solo non comanda, ma il gene funziona in maniera totalmente diversa da come noi ce l'aspettavamo, DNA, RNA, proteine, non è così che funziona. Quello che dice Stroman è: sono le reti epigenetiche nel sistema che veramente trasmettono l'informazione che viene dall'esterno sul genoma e gli dicono quello che deve fare. Questo, per esempio, credo che quando l'abbiamo letto 20 anni fa ci hanno detto: ma che sono le reti epigenetiche? E ancora adesso nelle nostre università si esce dicendo: ma che sono le reti epigenetiche? Sono passati 20 anni e abbiamo perso 20 anni. Perché quello che diceva Stroman è: vogliamo immaginare per ora solo 1,5% del genoma che funziona così, cioè i geni, arriva l'informazione e tutti questi si accendono e spengono insieme e uno dice all'altro cosa deve fare, lavora insieme. La natura è così. Se voi pensate alle teorie di Varela, per esempio, sul sistema complesso, e ormai siamo tutti d'accordo che l'organismo è un sistema complesso che reagisce ai segnali che vengono dall'esterno, per esempio quelli alimentari, in generale a tutto, come sistema, ma la stessa molecola del genoma, il DNA stesso, addirittura tutte le biomolecole sono sistemi che rispondono in maniera complessa, quindi non rispondono in maniera lineare. Allora, se noi lo vediamo così, l'informazione va dall'esterno, va sul sistema, induce questa che è, secondo Shapiro, si chiama ingegneria genetica naturale, che è in posizione, che funziona da 4 miliardi di anni. La nostra follia di fare ingegneria genetica senza conoscere niente è stata una follia, continua a essere una follia. Non so se avete sentito che in Cina stanno programmando, stanno già facendo i gemellini usando queste nuove tecnologie di tipo il CRISPR per inserire geni modificati. Insomma, siamo pazzi, perché quando noi cambiamo un pezzetto di un sistema complesso, l'intero sistema cambia, e cambia cercando di difendersi dalla violenza che ha subito. Capite di che cosa stiamo parlando? Allora, se è vero questo, l'informazione va dall'esterno, va sulle reti epigenetiche e sposta qualcosa dentro il sistema che non è più l'1,5% che codifica le proteine, ma è il 98,5% che veniva chiamato junk e che qualcuno continua a chiamare junk. Cioè, quando gli americani non capiscono qualcosa dicono junk, spazzatura, non la capiamo, quindi spazzatura. Altro che spazzatura, è la parte più importante del nostro genoma. Le proteine non cambiano non perché sono la parte più importante, non cambiano perché non c'è bisogno che cambino, nel senso che le proteine sono le stesse nella drosofila melanogaster e nel Camelopardus elegans, oltre che nell'uomo, cioè da animali semplicissimi che hanno 400 milioni di anni, capite? Quindi è tutto il contrario di quello che insegniamo normalmente nelle università. Allora, visto così, quello che diceva Stroman è: dobbiamo liberarci di questi dogmi. Il dogma di Crick è assolutamente fasullo, questo l'abbiamo visto, ma è fasullo perfino il dogma dei neodarwinisti, si potrebbe dire quasi un po' di Darwin, cioè l'idea che l'evoluzione delle specie, la continua trasformazione delle specie, ma anche lo sviluppo degli organismi, tutto questo è regolato da variazioni casuali, che spesso sono errori del DNA, che raramente sono positive e vengono selezionate dalla cosiddetta
clonal selection per l'immunologia, qualcuno diceva poco fa giustamente, ma quando noi abbiamo un aumento di immunoglobulino di autoanticorpi è perché il sistema sta reagendo per come ha imparato per milioni di anni a reagire, ma si può pensare che sia una selezione, no? È un'informazione che viene data e che porta a una reazione specifica molecolare. Il sistema reagisce così, è l'informazione che diventa istruttiva. Quindi questo modellino darwiniano della selezione clonale, della selezione naturale, che va a scegliere le poche mutazioni buone e che crea la complessità, è veramente, veramente improponibile. Ma perché è importante in medicina? Ci avete mai pensato? Perché tutto è basato ancora su questi modelli. Guardate il cancro, adesso poi lo vedremo. Il cancro viene ancora definito una malattia darwinistica legata alla selezione delle poche mutazioni vantaggiose. Cioè un clone impazzisce, accumula mutazioni vantaggiose e quindi diventa pericoloso per l'organismo. Se fosse così, non continuerebbe ad aumentare, perché le mutazioni più o meno vantaggiose, poche, ci sono sempre state. Aumenta continuamente, lo vedremo alla fine di questa relazione, poi con dei meccanismi che sono invece adattativi, difensivi, perfino il cancro è una patologia difensiva, che mette in campo delle strategie molto chiare che non hanno niente a che vedere con le mutazioni stocastiche. Cioè ci raccontano balle, ci raccontano balle di un sistema che però purtroppo continuerà a farlo perché su questo si basano dei profitti enormi. Cioè l'idea di farmaci che vadano a sparare su un punto e che correggano la malattia, capite? Anche questo oggi è stato giustamente ricordato. La malattia, Giorgio fin dall'inizio diceva, la malattia in realtà è un tentativo dell'organismo di riorientare tutto il sistema e non gli spariamo contro e bombardiamo. Ma che senso ha? È una follia, è follia basata su questi modellini, ma perfino la resistenza agli antibiotici non è il prodotto di una selezione naturale darwiniana. Gli antibiotici in realtà sono in buona parte delle molecole ancestrali che sono in tutti gli ecosistemi, che servono ai batteri a comunicare tra di loro. Per cui al momento in cui noi diffondiamo sostanze di tipo antibatterico, in realtà usando i vecchi antibiotici che sono le loro molecole segnale, ancora una volta è segnaletica anche questa, cosa fanno i batteri? Si passano le molecole segnale tra di loro, si chiama horizontal gene transferring, è molto più potente della selezione. Cioè noi stiamo spingendo i batteri a passarsi informazioni di resistenza che stanno dilagando e nel giro di pochi anni li butteremo via gli antibiotici, capito? Ve lo immaginate un mondo senza antibiotici? Ma non è fra 100 anni, è fra 10. Questo lo dice l'OMS, c'è da dire, speriamo di no, però dobbiamo non dire speriamo di no, dobbiamo smettere di sparare antibiotici in tutta la biosfera, per esempio in zootecnia come fanno ancora gli americani, non un po' meno, ma comunque così. Non ha niente di selezione, quindi, capite? Tutto questo è casomai lamarchiano, è il tentativo degli organismi di difendersi, di comunicare tra di loro, di passarsi informazioni e di evolvere verso una complessità adattativa, non è? Darwin. Allora, questi dogmi, e il terzo è quello di Weissmann, lo accenno appena, cioè che per cui i gameti dovrebbero essere difesi, non si sa bene perché c'è una barriera, non è vero, i gameti sono esposti. La gran parte delle informazioni sbagliate che arrivano sui gameti passano nelle generazioni successive in forma epigenetica, per cui anche questo non avremo il tempo oggi di vederlo, ma questo significa che noi stiamo in una situazione in cui gli effetti veri di quello che noi chiamiamo inquinamento li vediamo nelle generazioni successive. Se sta dilagando l'obesità è perché sono stati esposti i bambini e i loro genitori. Quando si diceva noi siamo quello che mangiamo, no, noi siamo quelli che hanno mangiato i nostri genitori e i nostri nonni. Quando si arriva, non so neanche se ho messo la foto, a morire come è successo a un poveretto negli Stati Uniti che pesava 560 kg, non è né perché il suo DNA è impazzito né perché lui ha mangiato molto, perché quello beveva un bicchiere d'acqua e ingrassava. Era programmato in maniera aberrante il suo epigenoma perché i suoi genitori, forse i suoi nonni, avevano mangiato schifezze o bevuto Coca-Cola. La Coca-Cola, che giustamente poco fa è stata vista e condannata perché sono 7 zollette di zucchero, ma voi immaginate cosa fanno i monosaccaridi raffinati che non erano in natura fino a pochi anni fa, quando dalla madre, che negli Stati Uniti per 30 anni hanno bevuto Coca-Cola aranciata perché costava meno dell'acqua, perché erano convinti che se gli davano lo zucchero al feto questo diventava intelligente, capite l'idiozia collettiva che era stata assolutamente... Allora questo ha completamente sprogrammato milioni di individui in età fetale e addirittura ha bombardato il pancreas in un momento in cui si stava formando
per cui il pancreas ha accumulato infiammazione reattiva, autoanticorpi ed è cresciuto anche il diabete primo con un meccanismo totalmente diverso, capite? Ma è questo, le malattie non vengono per sfiga. Cioè questa storia della sfiga, perché non è una battuta, lo vedremo, su Science viene fuori cancer bad luck, continuano a farci credere che il cancro è sfiga, è legato a mutazioni stocastiche, capite che è autoironia che fanno, cioè è follia tutto questo. Allora, dobbiamo cambiare totalmente, dobbiamo pensare, scusate per chi l'ha vista 100 volte, le slide, ma per me è necessario, dobbiamo passare da un meccanismo lineare in cui comanda la genetica e i geni, il DNA, a una visione in cui c'è invece un software che è totalmente diverso in tutti noi, mentre il DNA è uguale in tutti noi. Questo software si forma nella prima fase della vita sulla base delle informazioni che vengono dall'esterno, nel periodo più di massima plasticità dello sviluppo, plasticità epigenetica, non genetica. Questa plasticità porta il feto a programmarsi, si chiama feta programma, in maniera adatta. Il feta programma non è semplicemente il feto si sta programmando, no? È trilioni di cellule sulla base delle informazioni che ricevono, sviluppano un software epigenetico specifico in modo adattativo e predittivo rispetto a quello che sarà poi tutta la vita, rispetto a quello che ha avuto come informazioni mutuo. E se continuano a cambiare le informazioni, che cosa succede a questo sistema? Si disorienta. E se noi per di più inseriamo, scusate, ma il 5G, di cui nessuno parla ancora nel senso, il 5G significa che ogni 300 metri noi avremo un ripetitore che spara frequenze alte, che cosa succederà nella programmazione genomica del feto? Nessuno lo dice, nessuno ci lavora su questo. È chiaro che dicono, beh, vedremo, ma cosa vedremo? Hanno già venduto praticamente tutte le frequenze ai vari Wind, Telecom, eccetera, nel silenzio generale dei nostri colleghi ricercatori, scienziati, medici, il sociologo, il cretino, nessuno ha detto nulla. Rendete conto di cosa significa? Cioè, questo è quello che noi chiamiamo tecnologia oggi, è un mondo in cui si sta disorientando la programmazione e le patologie sono il prodotto di questa programmazione continua. Non c'è cambiamento del nostro fenotipo che non sia indotta da informazioni che vengono dall'ambiente trasformato in pochi secondi in maniera catastrofica e che non sia modulata dal software che cerca di reagire, che non sia condizionata dal DNA. Il DNA da solo a disposizione, capite che è completamente diverso da quello che si insegna nelle nostre facoltà di medicina. Nelle nostre facoltà di medicina ci dicono 40% DNA, 40% ambiente, 40% non si sa cosa, siamo già al 120%. Non è così, è 100% DNA, 100% di genoma, 100% ambiente, lavorano insieme da 4 miliardi di anni, lo sanno farci. Il problema è che se noi diamo informazioni sbagliate, l'epigenoma si programma e il DNA non può che fare che ubbidire, capite? Non comanda, finisce. Allora, vogliamo dire che è tutto diverso da quello che insegniamo ai nostri studenti, fin dalle scuole ormai medie, perché gli insegnano il DNA elementare, ormai così gli portano grandi informazioni. Cioè siamo totalmente disinformati, dopodiché ci stupiamo che 1 milione di ragazzi in Giappone, 1 milione, non esce più dalle proprie stanze, dalla propria camera da letto, di comori che ho sentito parlare, perché si rifiutano di vivere in questa realtà. Dicono sono pazzi loro, no, probabilmente non sono pazzi. Hanno capito che ci stanno disorientando, che ci stanno disinformando, che la realtà è diventata insopportabile e loro entrano in una realtà virtuale di cui diventano dipendenti e ogni volta che aprono lì dopamina, circuito, sono drogati, ma sono drogati da un sistema che è stato in qualche modo costruito. Sono 100.000 in Italia, 100.000 ragazzi che vivono, non riescono più a uscire dalla camera da letto, non se ne parla, nessuno parla in caso, sì, ci sono gli ticomori, fanno il programmino alla televisione e poi dimentichiamo. Fra un po' arriva il 5G, sarà 1 milione anche in Italia, ma dal 2020, non dal 2050, quindi tra poco. Allora, se noi veramente la vediamo così, perché questo signore continua a guardare il DNA e dice io devo trovare, perché il 70% della letteratura dominante è ancora mutazioni polimorfismi. E chi la paga questa letteratura? Big Pharma. Quando Horton, che è il direttore di Lancet 2 anni fa, dice il 70% della letteratura scientifica è condizionata, si fa per dire, da Big Pharma. Allora come si fa? Dove si va a cercare la letteratura corretta quando se tu provi a scrivere queste cose non te le pubblicano? Cioè capite? Allora, o quantomeno ci pubblicano, ma insomma con grande difficoltà. È sbagliato dire che sul cromosoma 1 ci sono 1700 geni? No, è bellissimo.
ma sono l'1,5%, qui sembrano essere il 99%. I geni sono la parte minima del DNA, servono a codificare delle proteine che sono uguali in tutto il regno vivente, ci sono nei batteri, ci sono, sono quasi uguali, sono cambiate pochissime. Questo si chiama candela Dipis elegans, è un vermino di 0,8 micron. Qui comanda il DNA, nel senso che 400 milioni di anni fa, se uno studiava, era difficile 400 milioni di anni fa studiarlo, ma scrivendo Dipis non è cambiato in 400 milioni di anni, proprio perché qui comanda il DNA. Più è semplice l'organismo, più il DNA vale. Nei batteri il 99% di DNA codifica proteine, in noi il 1%. Quindi continuiamo a cercare polimorfismi e mutazioni nell'1% e il 98% continuiamo a chiamarlo junk. Capite che è da fogli tutto questo. Allora, se noi andiamo a studiare il meccanismo di base, qui lo possiamo studiare il DNA, questo signore aveva capito, questo è un geniaccio, personaggio secondo alcuni malefico, secondo me invece non è mica male, perché tra l'altro qua lo vedete che lui ha capito tutto. Quando vi ricordate Clinton andava in televisione a dire abbiamo il Graal, perché glielo diceva questo, che era Francis Collins, che era quello pagato dallo Stato per sequenziare il DNA. Questo invece aveva fatto la serie della Genomics, che era privata, aveva investito una quantità, per loro erano bazzecole, qualche milione di dollari di allora. Che cosa avevano fatto praticamente? Si pigliavano i dati di progetto Genoma, quello ufficiale, capendo come funzionava, andava molto più in fretta, aveva capito benissimo cosa ha fatto. Poi si è preso una barca, una specie di yacht che si chiama Beagle 2, come quello di Darwin, che era il Beagle, se ne va in giro a seguire una tendenza a fare il carcinoma del seno, ma capite, l'unico. Allora viene portato come esempio del fatto che se noi andiamo a fare i test genetici predittivi ci salviamo la vita, come questa poveretta che si è fatta togliere tutto e che è andata su tutte le televisioni convinta di fare qualcosa di buono. Capite come funziona? Allora, se a un certo punto quelli che hanno capito subito hanno cominciato a non investire più nelle corporation, se crollate, sono crollate per il corso di tutte le corporation, perché hanno capito che non serviva più sequenziare in questo modo, cercare polimorfismi e mutazioni. Allora, che cosa abbiamo scoperto con progetto Genoma? Beh, andate a vedere come è fatto il genoma dei mammiferi rispetto a quello di alcuni protozoi. Guardate qua, proprio esattamente al contrario di quello che ci si aspettava. Enorme genoma pieno di sequenze che non si sa bene a che cosa servono nei protozoi, no, nei mammiferi invece no. Se voi andate a vedere i geni, guardate, qui già ne sono segnati 25.000, oggi sappiamo che sono 20.000 i geni di Homo sapiens, 40-50.000 nell'orzo, nella piantina d'orzo, non è più complessa di noi. Quindi non funziona per niente come continuiamo a insegnare in tutte le università. Dobbiamo applicare questa cosa, perché continuiamo a dire ai ragazzi andate a studiare, a sequenziare, poi venite dentro, pubblicate su Science roba che è marcirà, che sta roba marcirà. I grandi giornali tra pochi anni vi additeranno come roba da trogloditi se continuiamo a studiare così. Se noi andiamo a vedere il junk invece, la spazzatura è sempre aumentata più diventa l'organismo complesso. Se noi andiamo a vedere che cos'è la spazzatura famosa, per esempio il Science o dell'ANI, sono retroproteasomi che abbiamo acquisito, sono sequenze mobili che sono nel nostro genoma per fare quella ingegneria genetica di cui parlava già Barbara McClintock. Giusto. Ve ricordate quella del mais? Nelle figure dei libri di genetica c'era il mais con le macchiette nere, questa era stata per 30 anni, ancora una volta detto questa è una pazza, in realtà poi hanno dato il Nobel. Jim Shapiro, che è il suo ultimo allievo, parlava di ingegneria genetica e la spiegava così: noi siamo pieni di retrovirus, questo è il gatto, un po' l'agente, come la prendo? Il 48% del nostro genoma è costruito così, non perché è rimasto dentro le sequele di vecchie infezioni, come si contiene, ma perché questo serve e si muove dentro il genoma, e il genoma lo utilizza per fare i suoi cambiamenti. Quanto è invece molto più bello cominciare a pensare che il genoma sia acquisito nei milioni di anni, le sequenze che gli servono per trasformarsi continuamente, altro che già. Allora, visto così, ha ancora senso parlare di geni, questo è dopo Encode, cioè dal 2006 in poi, questo è il genoma di Search, cioè non è Topolino. Ha ancora senso? Non ha senso, perché le sequenze che noi chiamiamo geni sono dei moduli che vengono continuamente scambiati, ricostruiti, si fa alternative splicing, si fa editing, si fanno tantissimi cambiamenti. L'informazione che viene dall'esterno gioca con l'informazione che è da milioni di anni nel genoma, e questo spinge il genoma a modificarsi continuamente nella
letteratura senza, cioè prima nel suo software e poi anche nella sequenza non codificante, che è quella più importante, che normalmente chiamano gente che non studia. Sì. Una sorta di cortocircuito mentale dominante che vi spinge a studiare la parte meno importante. Allora studiamo, perché altrimenti qui alla fine non si va da nessuna parte. E soprattutto, insomma, in qualche modo facciamo sì che si possa studiare la parte più viva del sistema. Però cosa succede? Che noi oltretutto spariamo su questo sistema dinamico, aperto e fluido tutta una serie di informazioni sbagliate, campi elettromagnetici, radiazioni, molecole più o meno modificate, c'è la diossina nelle catene alimentari in mezzo a Lombardia, ci sono i PFAS in Veneto, tutti bevono PFAS, poi ti mettono fino a un tot di microgrammi, non fa male, non è vero, è nulla. Cioè non fa male nel senso che loro studiano gli effetti, la tossicologia come viene fatta, prendono una sostanza tossica, in una certa quantità vanno a vedere se nel giro di poche ore o pochi giorni ci hanno effetti collaterali. Ma queste sostanze a microgrammi si accumulano nel sistema, cambiano, spostano il software, che è la parte più viva e più importante, dopo un po', ma dopo un po' significa dopo mesi, dopo anni, gli esseri umani e i loro figli vengono le conseguenze. Prendiamo un inceneritore e ti dicono, ma noi abbiamo trovato l'aumento forse dell'1,4%, sì, ma cosa, i morti e i feriti dopo 2 anni, ma guardate i morti e i feriti dopo 10, dopo 20 nelle generazioni future, di una macchina entropica che spara particolato trattino e metalli pesanti, idrocarburi poliaromatici, benzene e tutte le schifezze che sono legate al fatto che lì ci bruciano veramente di tutto, perché se loro togliessero cartoni, imballaggi, plastiche non funzionerebbero più, perché questa è la realtà. Allora, ancora una volta, cosa ci raccontano? Andiamo a vedere veramente che cos'è l'epigenetica vista così. Il mistero non è che il DNA fa le proteine, il mistero è che questa che voi vedete qui, questo filamento, in realtà si apre continuamente ogni millisecondo sulla base di quello che gli viene detto e forma soprattutto nel 90% della sua sequenza non proteine ma RNA minori. E questi microRNA, non coding RNA, sono la parte più importante, ma non serve a fare proteine, serve a dire alla cellula cosa deve produrre, perché serve non solo la cellula stessa ma il tessuto, l'organismo, il suo insieme, il sistema che lavora, capite? È totalmente diverso da come si pensa. Queste due spirali di DNA iperavvolte attorno a queste proteine che si chiamano istomi, si continua a leggere sui libri, gli istomi sono lo scheletro del DNA, non è vero, gli istomi sono la parte centrale del DNA che viene continuamente contattata, è una serie di enzimi che gira attorno al genoma, che si chiamano istoni acetiltransferasi, istoni metiltransferasi, posizionano dei gruppi, metil, cecetilfo, eccetera, eccetera, vanno sulle code di questi istoni e gli dicono cosa deve fare il gene. Allora, nel momento in cui il primate saltava giù dall'albero, ve lo ricordate, 5 milioni di anni fa, respirava ossigeno, azoto, residui carbonici, andava ad acetilare la posizione 9, 27, come vedete sono molte, sono lisine, questa lisina veniva acetilata e il gene funzionava. Se adesso però usciamo, non respiriamo più quella roba, ma respiriamo anche benzene, idrocarburi poliaromatici, ogni volta che usciamo di casa, cominciamo a metilare, cominciamo a bloccare, questo gene comincia. Non è il gene che si trasforma, è l'istone terzo, che è la parte più dinamica di quelle proteine che vengono chiamate scheletro, in realtà non sono lo scheletro, ma sono i sensori del sistema, noi stiamo ingannando tutti i sensori del genoma. Il genoma è una molecola complessa, è un sistema complesso che ha dei sensori molto fini che noi stiamo ingannando continuamente, dopo un po' il sistema che continua a funzionare in maniera diversa da come dovrebbe comincia a silenziare i geni più importanti che noi continuiamo a chiamare cosoppressori e che in realtà sono i geni che vanno a controllare la proliferazione cellulare, il ciclo cellulare, la morte, l'apoptosi che poi è la morte fisiologica della cellula, non funziona più nulla e il CH3 significa gruppo metilico nella sequenza promoter di questi geni che non funzionano più. Altro che mutazioni stocastiche, capite? È tutto diverso da come viene raccontato. Dopo un po' arrivano questi RNA minori, cominciano a muoversi, ne produciamo il 90% del nostro prodotto cellulare perché vanno a correggere tutti questi errori, questi cambiamenti, eccetera. Ecco perché si parla di natural genetic engineering, adesso lo capiamo. Allora, se noi ce lo vogliamo immaginare un modellino, il modellino è che in realtà la sequenza è formata in piccolissima parte da geni, in grandissima parte da sequenze mobili, in tutte le cellule somatiche, ma perfino nello sperma, perfino nei gameti, e questi fanno continuamente ingegneria genetica sulla base di quello che gli arriva con l'informazione. I segnali di cui parlava il collega prima arrivano continuamente e
vengono a informare le cellule nel loro core, quindi nel loro software, che devono cambiare. Ecco perché la letteratura sta crescendo così. Mettete epigenetic su PubMed e vedete questo aumento. Mettete epigenetic in cancer e vedete questo aumento. Autism e vedete questo aumento, ora vedremo perché. Microbiome e vedete questo aumento. Fino a 10 anni fa si parlava di flora intestinale. Adesso sappiamo che il microbiota è una parte del loro bionte, e il microbioma, cioè il genoma associato al microbiota, sono 3 milioni di sequenze geniche che sono il più potente modulatore del sistema nella prima parte della vita. È un modulatore genetico potente, c'è già in trascendenza. Ed è simile in teoria in tutti noi perché è ancestrale, ma sta cambiando nello stesso individuo con rapidità estrema per tutte le sostanze più o meno battericide o biocide che sono in giro. Allora, se tutto questo è vero, se per esempio mettete la parola endocrine disruptors, anche questi sono stati citati stamattina, gli interferenti endocrini, guardate come aumenta la ricerca, cosa sono gli interferenti endocrini? Sono i plastificanti, sono i pesticidi, sono gli stessi metalli pesanti, molti metalli pesanti sono anche interferenti endocrini, perché è una definizione riduttiva e tutto sommato insufficiente. Perché gli interferenti endocrini agiscono disorientando il sistema endocrino degli adulti, ma nel feto o nel bambino piccolo sono degli pseudomorfogeni, cioè praticamente sono delle sostanze che sono mimetiche, quindi vanno sul sistema, sulle cellule che si stanno differenziando e gli dicono fai B anziché fare A. Capite cosa succede nel feto al programmi che continua a segnalarlo come il cuore del discorso? Allora, oggi noi abbiamo la genomica, la transcriptomica, la proteomica, la metabolomica, il microbioma, l'epigenoma, il cosoma, in realtà ne abbiamo una cinquantina di questi termini. Se li leggiamo in senso riduzionista, ti dicono tutto, che ormai la medicina del futuro sarà sempre più individualizzata sulla base di questo. Se li leggiamo in questo modo, come vi sto dicendo, questo significa che il sistema per 4 miliardi di anni a tutti i livelli ha perfezionato la capacità di reagire e di adattarsi. In modo la marchiamo e non la abbiniamo. Scusate se poco, ma cambia tutto, capite? Cambia tutto. Il sistema, in questo periodo di massima plasticità, riceve una serie di informazioni che vi dicono quello che deve fare per programmarsi. Quando noi abbiamo la prima cellula, che è lo zigote, e poi ne vengono fuori 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 1 milione, 1 miliardo, 4 miliardi, trilioni di cellule, hanno tutto lo stesso DNA, che è quello del papà e della mamma. Sono tutte diverse l'una dall'altra, non ci sono due cellule uguali nel nostro organismo. Perché? Perché ognuno ha il suo software. Quando noi abbiamo in questa fase qua, per esempio, che si formano i gameti, questi cominciano ad avere un software, non ci sono due gameti uguali, per questo tutti i figli sono diversi, per questo perfino tra i gemelli c'è una certa diversità, e anche per dei fattori concomitanti. Se noi andiamo a vedere addirittura quando si formano le cellule multipotenti e poi quelle sempre più specializzate, questo si chiama differenziazione cellulare, d'accordo? Quella che studia Pier Mario, che studia Carlo Ventura. Perché è un punto chiave? Perché quando noi abbiamo all'inizio il linfoblasto e il neuroblasto sono identici. Sul piano genetico rimangono in buona parte le stesse cellule, ma sul piano fenotipico sono, sul piano, chiamiamolo morfofunzionale, un linfocita e un neurone sono due cellule totalmente diverse. Cos'è cambiato? È cambiato che praticamente la cellula di base, il linfoblasto, il neuroblasto, che erano identici, hanno preso due percorsi diversi. Il linfoblasto va nel midollo o nel timo, riceve una serie di informazioni, sono gli antigeni, self e non self, chiamiamoli ancora così, se anche non è del tutto corretto. Su questa base cominciano a silenziare, vi ricordate, a metilare il genoma e attivano solo le sequenze che servono a fare anticorpi. La cellula specializzata, che noi chiamiamo plasma cellula, che forma gli anticorpi, è il prodotto di questa metilazione progressiva della gran parte del genoma e dell'attivazione dei geni sui cromosomi 2, 14 e 22 che servono a fare le catene pesanti di geni, genetica. E così vale per ogni tipo cellulare. Che cosa è successo al neurone per diventare una cellula totalmente diversa, se anche era identico inizialmente all'altra? È successo che è migrato dal fondo della parte centrale del cervello, dove si formano i neuroblasti, è migrato verso la corteccia. Che cosa è successo nella corteccia del feto a partire dal secondo o terzo mese? Che ogni informazione che arrivava attraverso la madre, spina dendritica, dendrite, rete neuronale, collegamento, alla nascita, grosso modo un neonato a termine, ha 30 miliardi di neuroni in questa lamina sottile che è la sola corteccia cerebrale, e ognuno di questi c'è già da 2000 a 3000 sinapsi alla nascita.
capire che è già tutto fatto lì, però che sono sei mesi di evoluzione che hanno prodotto un sistema di una complessità che sull'universo visibile non c'è niente di simile. Allora tutto questo è di genetica, non è DNA. Nel DNA non c'è scritto, se voi andate a vedere il DNA dopo 50 anni, grosso modo lo stesso, ma le due gemelline sono diverse dopo 50 anni sul tipo di informazioni che hanno ricevuto nel loro software. L'epigenoma è diverso, per questo fanno patologie diverse, non è il DNA, basta con questa storia delle sequenze e delle mutazioni, non troviamo niente di significativo lì dentro, capite? Quello che veramente conta è il carico chimico globale che passano dai genitori ai figli e soprattutto dalla madre. Se noi andiamo a vedere la placenta, troviamo da 200 a 700 diverse molecole epigenotossiche in tutte le placente su cui viene studiata e cercata sta roba. Allora capite che questo, basterebbe dire questo, basta, il 98% della ricerca di oggi non serve a niente, capite? Fatelo capire a quelli che la finanziano, che vogliono trovare nuovi farmaci, che bisognerebbe andare a studiare questo, il modo in cui tutta questa roba agisce, questa figura che ha fatto già vedere Joyce. Questo è un capello, questo è un granello di sabbia, questo è il PM10. Ma qui dentro c'è il PM2,5, la dimensione, se poi la aumentate ancora, questo è il 2,5, questo è lo 0,1. Lo 0,1 praticamente, cioè anzi, scusate, questo è PM10, questo è 2,5, lo 0,1 è 25 volte più piccolo di questo, voi immaginate cosa significa il particolato creatino? E sotto lo 0,1 c'è lo 0,01, 0,02, che è ormai il 90% dell'inquinamento delle grandi città, prodotto dai motori diesel, dai famosi inceneritori che qualcuno si ostina a chiamare termovalorizzatori, che adesso vogliono aumentare, perché siccome c'è poco di inquinamento, aumentiamo anche quelli. Questa roba passa tutte le barriere biologiche, passa la barriera ematocerebrale, passa la placenta, va sul feto, va a scombinare la programmazione epigenetica, basterebbe investire un po' di soldi lì, ridurre l'esposizione materno-fetale, non lo si può fare. Allora, se tutto questo è vero, dopo quel famoso congresso di Londra, avevo scritto alcune piccole cose, una dei focus principali a questo punto è diventata la placenta. Perché? Perché la placenta che normalmente viene buttata via sarebbe una chiave di volta importantissima per capire che cosa sta succedendo al feto. Perché la placenta non è solo l'organo che serve al feto per prendere ossigeno e alimentazione, è l'organo che serve al feto come cabina di regia per programmarsi sulla base delle informazioni che riceve. Per questo si legge: The placenta is the center of the chronic disease universe. Le patologie croniche cominciano in placenta. Ora, finalmente questo viene a galla da una serie di studi che abbiamo fatto, dentro questa è la Martinica. La Martinica, come tutti sapete, è un'isoletta dell'Atlantico, un piccolo paradiso, eccetera, eccetera, sta dilagando il carcinoma della prostata, che è il record mondiale di carcinoma della prostata in Martinica. Voi dite, ma come mai? E sta aumentando, per esempio, i disturbi del neurosviluppo, in particolare i disturbi di spettro autistico, in Martinica. Beh, allora, se sentite gli epidemiologi francesi, non si sa. Se voi andate a vedere, questo ho queste slide che mi hanno invitato, sono 4 anni che con questo istituto di Bruxelles in qualche modo collaboro, allora che cosa abbiamo visto? Che è pieno, le catene alimentari sono piene di un'unica molecola che è la clorbecon, che è molto simile, diciamo è un interferente endocrino quasi altrettanto potente della diossina di Seleso. Questo è da 30 anni nelle catene alimentari della Martinica perché è stato usato dalle compagnie bananiere francesi per evitare le perdite, è un pesticida. Dura 30-40 anni delle catene alimentari, sarà la causa? Non si sa. Allora, se a un certo punto abbiamo continuato, abbiamo visto che ci sono tante placente infiammate in Martinica, cioè significa in crescita, è la placenta che invade, che aggredisce la madre. Allora, che cosa significa una placenta che aggredisce? Significa che c'è qualcosa che si chiama tolleranza materno-fetale, che è un meccanismo immunologico che è in piedi da 30 milioni di anni, che è disturbato. Capite ancora una volta quando si parla di inquinamento di cosa si parla? C'è un meccanismo che da 30 milioni di anni difende i placentati. Alto un attimo, che cosa sono i placentati? I placentati sono il prodotto di un inserimento di un virus, vi ricordate il retrovirus? Un retrovirus che è entrato negli organismi che ancora non avevano la placenta 20-30 milioni di anni fa e ha prodotto una proteina che si chiama sincicina, che fa il sincicotrofoblasto. Capite il genoma che cos'è in realtà? Noi stiamo disturbando questo meccanismo finissimo di tolleranza. Se voi andate a vedere a Taranto trovate la stessa cosa. Se voi andate a vedere a Taranto trovate tantissimi bambini che hanno questo tipo di problemi e che nascono prematuri.
Finalmente il Ministero della Salute ci ha finanziato un primo studio che abbiamo presentato con Cagliari per una serie di motivi politici, per virgolette, che non sto qui a raccontarvi. Ci abbiamo messo un anno e mezzo a cominciare, perché i comitati etici bloccavano tutto, cioè non bloccano quegli studi inutili su DNA, ci bloccano la ricerca sulle placente, nessuno lo sa come mai. Comunque, spettrometria di massa, immunoistochimica, epigenetica, mitocondria, metabolomica delle placente, e noi li studieremo, perché ormai stiamo cominciando, se non viene fatto per un altro motivo, sui bambini che nascono nel quartiere Tamburi, di fronte all'Ilva, e quelli che nascono a 5 km sul mare. E vedremo quello che succede, vedremo un po' che cosa... sempre in Martinica abbiamo trovato un aumento significativo, per esempio, dei casi di prematurità, che è lo stesso discorso, la prematurità non è normalmente sottovalutata. Perché aumentano i bambini prematuri? Un bambino su 10 nasce prematuro. Non sono bambini di 2 giorni prematuri, sono bambini spesso di 10 giorni, 20 giorni, un mese, 2 mesi, bambini che pesano 700 grammi, cioè non hanno le circonvoluzioni cerebrali formate. Un bambino a 7 mesi, un feto a 7 mesi, è disencefalico, capite? Questa è la prematurità grave, i grandi prematuri sono i bambini disencefalici, escono a 7 mesi. Come mai? Perché sta perdendo, si sta disturbando la tolleranza materno-fetale. Ora la madre non ce la fa più a tenere il feto non ce la fa più a stare da dentro. E perché? Perché non va dato. Allora, se è vero tutto questo, la gran parte delle patologie non sono il prodotto di queste mutazioni stocastiche e andiamo a fare la sequenza, non c'entra niente, non si trova niente. Se ne trovano migliaia, ma non sono la causa. Allora, noi abbiamo 2 sequenze, 2 progetti, 2 programmi, 2, chiamiamoli però con quello che dovevamo veramente chiamare, un programma di base, che è il prodotto della filogenesi, che si chiama DNA, che ha 4 miliardi di anni, in Homo sapiens 6 milioni di anni, è uguale a tutti noi, un po' di differenza, adesso lo vedremo, quello che questo significa, continuano a studiare quello. Invece c'è un software che è totalmente diverso. Noi che si chiama di genoma del prodotto di 9 mesi di ontogenesi. Quale studiereste voi per capire quello che sta succedendo? Studiamo il primo. Qui ci vuole un minuto di silenzio. Questi 5 hanno grosso modo lo stesso DNA e si vede. Quando viene detto questo, il segno residuo, che è quello che sequenza il DNA, dice, guardate come si assomigliano questi 2, il segno residuo lo vuol dire. Abbiamo perso 5 milioni di anni, che sono la distanza del DNA, e sono soltanto 1, insomma, grosso modo adesso si sa che sono 1,2-1,3% di DNA diverso. E adesso sono uguali. E anche i comportamenti sembrano simili, cioè non è solo il fenotipo, ma anche il fenotipo comportamentale. Guardate, quando viene detto questo, la somiglianza spaventosa con questo qui, nessuno ha scritto, abbiamo perso altri 3 milioni di anni. Sul piano del DNA, non diciamo altro. Ma questo, a parte le battute, cosa significa? Significa che non ha senso continuare a studiare lì. Perché è chiaro che sono così simili, perché hanno la stessa base, ma sono anche molto diversi, non sempre il meglio, perché cambia il software. E come avete capito tutti, le patologie non sono per niente legate a quel DNA che non cambia, è il software che sta cambiando, si sta sprogrammando. Quando noi pediatri vedevamo un bambino così, io non ho visto mai un bambino così negli anni 80 al Mayer, quando io appena laureato facevo il pediatra, devo dire che quando noi studiavamo la padre quindi, per noi era una sindrome. Oggi un bambino su 10 è obeso, non è un vero obeso perché mangia schifezze, anche, ma perché essenzialmente nasce già programmato con l'asse grelina, lettina che non funziona, l'ipotalamo che non risponde, il surrene che è mal congegnato, hanno già una tendenza a fare infiammazione sistemica a 1 anno, non a 20 anni, hanno il doppio delle cellule che dovrebbero avere nel tessuto adiposo, hanno il doppio, il triplo degli adipociti. Come fanno a non sprogrammarsi? Il risultato è veramente drammatico. Allora, le malattie cambiano? Assolutamente sì. L'errore clamoroso fatto da questo grande pediatra che io ho conosciuto 30 anni fa, Fanconi, era di dire non cambiano le malattie, cambiano solo il modo di interpretarlo. Assolutamente non è vero. Le malattie cambiano proprio perché non sono incidenti biologici, ma sono il tentativo dell'organismo di adattarsi a un ambiente che cambia continuamente, quindi non possono che cambiare. Ed ecco perché abbiamo questi dati drammatici. Dal 2003, cioè il New England Journal of Medicine, l'aumento di tutte le patologie croniche, infiammatorie e tumorali non si spiega con la vecchia ipotesi genica, che era quella che era stata ipotizzata allora, si spiega con la sprogrammazione del software. Si può assolutamente fare qualcosa? Sì, perché il software in teoria può essere prevenuto nella sua formazione e può essere in qualche misura
riprogrammato se facciamo attenzione, ma bisogna fare in fretta, perché quello che sta succedendo è, guardate, rapidità, ve le faccio vedere, qui erano già qualche anno fa, faceva vedere che dall'8-10% l'obesità è passata al 20-24% negli Stati Uniti tra il 85 e il 2001. Adesso siamo al 37%, non parliamo di sovrappeso, parliamo di obesi. Obesi sono portatori, hanno un'endocrinopatia sistemica, come è stato detto brillantemente poco fa, non sono sovrappeso. Sovrappeso sono il 76% degli americani. Questo è l'aumento, soprattutto nelle prime età, questa è la diabete secondo tessuto, questo è un articolo che avevamo scritto qualche anno fa, in cui notavamo come tutto avviene qui, cioè al momento in cui si sta sprogrammando, e addirittura nei gameti, per cui si rischia di sprogrammare la generazione successiva. Lo studio più famoso è questo, l'avete sentito, no? Lo studio della Dutch Family, 1944, in Olanda, quando ci sono i nazisti che chiudono i fornimenti, praticamente le mamme incinte, con la parte dei paesi non arriva a nascere, i pochi che nascono in questa situazione di carenza totale, a 30-40 anni fanno quasi tutti obesità, diabete secondo, ipertensione e schizofrenia. Perché? Non è che si fosse capito bene inizialmente, quello che si è capito, cominciato a capire bene, è stato quando andando a Stalingrado, a Leningrado, dove ci si aspettava la stessa cosa, a 40 anni non facevano né obesità né diabete secondo né aterosclerosi. Come mai? Perché il DNA era diverso? Assolutamente no. Quello che era successo è che alla fine della guerra, quindi l'anno dopo, erano arrivati gli aiuti degli americani, questi bambini programmati per situazione carenziale si erano sprogrammati. Software e di genoma, non genoma. Quindi lo sappiamo ormai, è stato studiato, si è visto che poi essenzialmente sono due geni che avevano una programmazione alterata, sprogrammati da questi qui, hanno continuato a fare la fame e quindi non si sono sprogrammati comunque lo servire. Non è stato adattato bene magari in alcuni paesi, però è servito. Se voi andate a vedere questi due topi, sono gemelli, sono totalmente diversi. Perché questo è obeso o diabetico? Perché? Perché semplicemente è stato trattato volutamente in gravidanza, non lui, ma la madre, a piccolissime quantità di bisfenolo A, un altro degli interferenti endocrini, che poi in realtà è un plastificante. In piccolissime quantità va praticamente a demetilare un unico gene, che si chiama gene adulti, e forma quel tipo di topo alterato. Un unico gene, neanche il gene nella sua sequenza codificante, ma la sequenza promoter, dove c'è una sequenza di tipo retrovirale che serve a fare l'adattamento. Allora, su questo infatti i biberon erano tutti pieni di bisfenolo A. L'hanno tolto? Sì, perché hanno messo adesso il bisfenolo S. Guardate che non è una battuta. Perché fanno così, tu dimostri la pericolosità del bisfenolo A, te lo cambiano. E ti dico, adesso divertiti a dimostrare la pericolosità. Sono pazzi questi romani? Assolutamente sì, sono assolutamente pazzi. Anche l'acido folico, poi però vi do una sorpresa sull'acido folico. L'acido folico è importantissimo, va dato prima della gravidanza e va dato nei primi 3 mesi. Perché riduce enormemente tutti i rischi, ma poi andrebbe diminuito, lo sapevate? Qualcuno lo dice, qualcuno non lo dice, non si sa, ora vi faccio vedere la sorpresa sulla citofonica. Guardate però, questo è quello di cui dicevo prima, 560 kg, non ha niente a che vedere con DNA impazzito, capite? E questo bambino che pesa 28 kg, c'ha 9 mesi. Allora, tutto questo, basta questa balla del DNA, delle sequenze, delle mutazioni. Se noi non lo fermiamo adesso, questa sprogrammazione dei geni e della vita, avremo una tsunami. Perché questo vale per la programmazione dell'apparato respiratorio, per le allergie, non per la celiachia, attenzione, perché la celiachia è una malattia immunogenetica, è collegata a una serie di connotativi che sono il braccio corto del cromosoma 6, di Q2, di Q8, eccetera, ma la gluten sensitivity sta dilagando. Non è la celiachia, ma le manifestazioni sono simili, anche se più tardive, e sono legate al fatto che l'ecosistema microbico è alterato, che c'è una flocosi, una cosiddetta low-grade inflammation della parete intestinale, aumenta il bilirubin proteico, eccetera, eccetera. Il glutine stesso, si dice, non è più quello di una volta, è tutto quello. Quindi, sempre multifattoriale, il DNA non c'entra nulla. Se poi andiamo agli ultimi due campi, di cui dobbiamo almeno accentrare oggi, disturbi del neurosviluppo e cancro, c'è veramente da mettersi le mani in capelli. Disturbi del neurosviluppo, Lancet del 2006, siamo di fronte a una pandemia silenziosa di disturbi del neurosviluppo. 2014, gli stessi autori, dopo critiche infinite, avete fatto un allarmismo pazzesco, eccetera, vengono poi con un review su Lancet Neurology, in cui dicono in tutte le aree degli Stati Uniti dove c'è pesticidi in grande quantità e metalli pesanti c'è un raddoppio del raddoppio di autismo, di disturbi rispetto all'autismo.
Se noi andiamo a vedere i dati del CDC di Atlanta, 1980 un bambino su 1500 con diagnosi di autismo. Se noi andiamo a vedere nel 2014 un bambino su 68. Se noi andiamo a vedere oggi un bambino su 59. Addirittura ieri guardavamo con la collega su Pediatrics, non su Topolino ancora una volta, viene fuori una stima di un bambino su 40. Quindi capite che c'è stato un ulteriore raddoppio negli ultimi 4 anni? Come si fa a pensare che sia il DNA impazzito? Eppure se voi andate a vedere su tutti i libri, su internet, da tutte le parti, leggete che ci sono prove che l'autismo è malattia essenzialmente genetica, non se ne può più. Perché? Perché non è vero, è profondamente falso. Ci sono variazioni genetiche, sì, si chiamano copy number variants, non sono nei genitori, sono negli spermatozoi del padre, spesso nel bambino. Sono il prodotto di esposizione precoce o adolescenziale dei genitori, caso mai, e non sono mai mutazioni multiformi, sono rare, ognuna presa differentemente, capite? Quindi non c'è niente da fare, non ci sono neanche le terapie che ci promettono, è tutto diverso da come viene visto. Le ultime tre slide vi spiegherò che si può forse fare. Questo è l'aumento degli ultimi anni, questo è l'aumento in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, vedete che è identico, questa è un'altra conferma che ha un significato, un bambino su 59 in Gran Bretagna, penultimo dato negli Stati Uniti, 6 mesi fa, uno su 59, Pediatrics di ieri, forse siamo addirittura un bambino su 40. Questa è la depressione, una persona su 9 negli Stati Uniti è in terapia per depressione major. Se noi andiamo a vedere persistente tristezza, sensi di colpa, incapacità di godere dei piaceri della vita, quello che diceva prima il collega, calo di energia, irritabilità, irrequietezza, difficoltà a concentrarsi, disturbi del sonno, cambi dell'appetito, dolori, mal di testa, crampi, chi di noi non ha tre di questi? È così, cioè le società di oggi spingono verso questa situazione, la differenza è che lì c'è una giungla, per cui se tu cominci ad avere questo tipo di problemi a 15 anni, ti emarginano, tu sei diventato quasi un colpevole anziché una vittima, eccetera. Questa è la differenza. Ma rischiamo di fare la stessa fine, questo è l'aumento delle depressioni giovanili negli ultimi anni degli Stati Uniti. Dov'è il trucco? Di continuare a parlare di DNA, mentre il DNA costruisce l'hardware. Il cervello è quasi uguale a tutti noi, le aree di Brodmann sono collegate nello stesso modo in ognuno di noi. Questa è genetica, questo è DNA, questo è filogenesi. Ma poi ognuno di noi ha le reti neuronali totalmente diverse. Questo è software, questo è il genoma e il connettoma, è totalmente diverso da ognuno di noi, non ha niente a che vedere con DNA. Capite? Si è formato nei primi 9 mesi, si è formato nei primi 1000 giorni, quello è il periodo in cui si forma la sinaptogenesi, il collegamento, le reti neuronali, l'individualità vera. Se noi riusciamo a ridurre l'esposizione in quel periodo, abbiamo fatto la differenza. Il cervello di quei 5 primati, che vi ricordate, è quasi uguale, questo è lo scimpanzé nella sua forma. Lo scimpanzé ha già l'area di Profile e l'area di Vermeer. In teoria è capace perfino di imparare il linguaggio, in realtà non è così per una serie di modifiche. Guardate quanto sono simili anche nei gesti e nei posizionamenti. A parte gli scherzi, la differenza vera non è tanto nelle capacità di orientarsi nello spazio, di manipolare gli oggetti, è nella capacità di guardare dentro gli occhi di qualcuno e sentire quello che l'altro sente. Questo è tipicamente di Homo sapiens. Veramente di donna sapiens. È una differenza profonda, noi dobbiamo ammettere, anzi devo dire che oggi di XY non ce ne sono tanti, perché di solito in questi congressi troviamo il 90% di XY e il 10% residuale, che siamo pochi, che siamo ancora interessati all'avvenire della specie. Allora, cosa sta succedendo? No, ho tolto una slide fondamentale, in realtà le origini di tutto questo ci sono, lì la filogenesi. Nel senso che da 10-15 mila anni donna sapiens ha la fortuna di stare col proprio cucciolo. Qualsiasi animale abbandona il proprio cucciolo quasi subito, non perché non lo ama, ma perché il cucciolo in generale deve imparare a sopravvivere, se no tanto morirebbe comunque. Sono pochi gli animali in cui il cucciolo rimane col branco, per esempio negli elefanti, come se parlavi del sesso degli elefanti, io li so poco, però gli elefanti sono fantastici perché sono pochissimi animali tra le specie più complesse che hanno delle ritualità di gruppo, vivono insieme, hanno cambiato la loro struttura perché è la società che le cambia. In quel caso però è donna sapiens che ha questa capacità di empatia profonda perché sta molto col cucciolo. Questo fa sì che aumenta l'autismo soprattutto nei maschietti, non è una cosa da poco. 4 a 1 sono maschi rispetto a femminucce, proprio per questo cambiamento del connettoma lateralizzato nei maschi e invece empatico. Pagano il prezzo, e poi ci diranno, sì, è colpa vostra,
nel senso che a 20-30 anni invece aumentano le malattie depressive e psichiatriche maggiori, soprattutto in campo femminile, perché è colpa dei maschi, non ci sono e filogenesi, estrogenesi, eccetera. Allora, per quanto concerne l'estrogenesi, a 2 anni già il sistema è praticamente compiuto. Se noi andiamo a vedere, a 2 anni addirittura c'è un eccesso di sinaptogenesi e di reti neuronali, poi deve cominciare il pruning. Quello che si è visto è che tutto questo è non solo epigenetico, ma che anche se viene disturbato il pruning, nella fase costruttiva il disturbo porta il cervello di sviluppo, nella fase del pruning porta la schizofrenia e la malattia neuropsichiatrica maggiori. I primi 1000 giorni sono importantissimi e i secondi 1000 giorni sono l'adolescenza, in cui è massimo il pruning se viene disturbato. Capite perché gli adolescenti hanno delle situazioni psicologiche particolari. L'ambiente è fondamentalissimo, lo sappiamo dagli anni 80, il cervello di questi topini è totalmente diverso da questi e soprattutto da questi. È l'ambiente che conta, non è il DNA, questi hanno tutti lo stesso DNA, ma questi topi hanno un cervello armonico, ricco di connessioni, eccetera. Semplicemente perché li hanno arricchito nel sistema. Non bisogna esagerare però con le informazioni. Per esempio, noi abbiamo imparato a girare nei labirinti, i tassisti delle grandi città sono preservati, pur respirando metalli pesanti, eccetera, dall'Alzheimer, perché hanno questa capacità, questo allenamento. Il tonton è pericoloso, perché se noi sostituiamo questo allenamento nel girare nei labirinti, come abbiamo fatto per millenni, noi perdiamo una grande capacità adattativa e allora diventa terribile. La tecnologia, se viene abusata, questi sono i cervelli che crescono normalmente male nelle grandi città più inquinate. L'esempio massimo non è più nello sviluppo con patologie neuropsichiatriche, qui non è il software disturbato, qui è l'hardware danneggiato, è l'Alzheimer. L'Alzheimer non è più un disturbo del software, qui è proprio il cervello che va in atrofia, e va in atrofia con un aumento che ormai negli anni, intorno agli anni attuali è già arrivato qui rispetto a prima. Vedete l'aumento? Sapete quanti sono i casi di Alzheimer in Gran Bretagna oggi? 1,5 milioni. In Italia circa, da Istat, 1,250 milioni. Ma su 60 milioni di abitanti, capito? Cioè uno dice, beh, l'età media è aumentata. Anche lì è una balla, come per il cancro. Non è l'età media, è che l'accumulo è lento e progressivo, chiaramente negli anziani c'è più accumulo, ma 50 anni fa nelle autopsie non c'era tutto questo, capite? Allora, che cosa sta succedendo nel cervello dell'Alzheimer? Se il particolato creatine, questa è una grande ricerca che ormai è stata portata avanti da 15 anni, hanno cominciato a vedere il nervo attivo fa passare il particolato creatine a Città del Messico, che come sapete è una delle città più inquinate del mondo. I cani, quindi animali che hanno 15 anni, sono pieni di beta amiloide nel lobo frontale e nell'ippocampo, hanno l'Alzheimer, i cani di Città del Messico. Quando è stato fatto questo articolo, grandi critiche, come al solito, allora questi epidemiologi, dopo 5 anni, sono venuti fuori con le autopsie dei giovani morti per causa accidentale a Città del Messico, pieni di beta-amiloide. A questo punto è stato più difficile criticarli, hanno messo una serie di evidenze per cui il particolato creatine passa tutte le barriere, compresa quella emico-cerebrale, che è un'infiammazione cronica del cervello, attiva la microglia, danneggia la barriera emico-cerebrale e porta all'accumulo della beta-amiloide. Elementare Watson, elementarissimo, facilissimo da capire, non si fa nulla per... Eppure noi abbiamo tutte le possibilità ormai, avete visto questo studio che abbiamo avuto adesso il finanziamento da poco, speriamo di poterlo fare. Noi possiamo vedere tutte le marcature epigenetiche, per esempio nei geni che controllano lo sviluppo, la neurotrasmissione, la funzione placentare, nelle mamme che per esempio fumano in gravidanza, in quelle che bevono alcol. Attenzione, non parliamo del whisky, non parliamo della sindrome fetoalcolica, parliamo degli aperitivi della sera. Cioè l'alcol in gravidanza va abolito perché disturba la sinaptogenesi, quindi la formazione del cervello armonico del bambino, e soprattutto le infiammazioni materno-fetali, cioè le citochine sono dannosissime nella fase di costruzione. Ecco, queste sono le ultime slide su questo. Poi vi faccio vedere qualcosa sul cancro e poi vi lascio un po' a meditare su questi dati. Guardate che interessante, questo è Famos, è il nostro collega in Italia con cui abbiamo presentato il progetto. Lui sta facendo la metabolomica da anni e ha visto che ci sono tutta una serie di possibilità di fare diagnosi precocissima dell'autismo. Quando vi dico non c'è possibilità di fare diagnosi, non è vero. Guardate la differenza del metabolomo binario dei bambini autistici e di quelli normali, di quelli senza disturbo. Si può fare.
Costa 4 soldi fare sta roba, se si vuole, vedremo che nei prossimi anni sarà così. Senza contare il fatto che se noi andiamo a studiare quali sono i metaboliti alterati, possiamo anche capire meglio quali sono i meccanismi che sono disturbati in quella fase. Poi c'è il microbiota, che adesso non entriamo in questi dettagli, qualcuno sicuramente ve ne parlerà, e questo è il dato più preoccupante di cui vi accennavo prima. L'acido folico è fondamentale per evitare i disturbi del neurosviluppo, i danni del tubo neuronale nei primi 2 mesi di vita, va dato prima della gravidanza, ma poi va ridotto, perché per esempio questo studio recentissimo fa vedere che se si eccede con acido folico a B12, se gli si dà per tutta la gravidanza, soprattutto con dosaggi troppo alti rispetto ai 400 microgrammi di acido folico, si potenzia il rischio di autismo fino a 17 volte. Questo io l'ho portato l'altro giorno, per questo vi dicevo il fatto dell'eretico, a un congresso organizzato dall'AIFA, dall'Università di Bologna, quando l'ho fatto vedere. Immaginate le facce dei colleghi. Ancora qualche minuto e ho finito. Guardate questo dato interessante, il paracetamolo, sapete che è stato dato per anni come il farmaco più innocuo per i bambini, valle, anche il paracetamolo, non va dato se non c'è veramente l'esigenza. La febbre, come diceva il collega, l'infiammazione, è fondamentale, è utile, quando veramente non se ne può fare a meno, ma guardate, anche qui ci sono sempre più evidenti collegamenti con l'uso di questa roba in gravidanza, nei primi mesi di vita e l'aumento degli studi del neurosviluppo. Questo ve lo faccio vedere per curiosità. È vero e non è vero che il genoma non cambia. In due popolazioni cellulari, perfino il DNA cambia. Ma questo è interessantissimo. Come cambiano i linfociti? Guardate, i linfociti non ce ne sono due che abbiano lo stesso DNA, perché fanno la cosiddetta DJ recombination. Nel senso che ogni linfocita fa un anticorpo diverso. Messo in alcune sequenze, poi fa la cosiddetta somatica hypermutation, che in realtà è una sorta di calco rispetto all'antigene. Capite che la cronal selection bisogna buttarla nella spazzatura. Ma per i neuroni è la stessa cosa, non ci sono due neuroni che abbiano lo stesso DNA. Questo articolo su Science è enormemente sottovalutato, questo era un grande lavoro, che cosa dimostra? Che soprattutto nell'area frontale e prefrontale, quindi quelle che fanno la differenza probabilmente sul piano cognitivo, in parte anche sul piano dei collegamenti, sono pienissime di mutazioni, piene, 1500-2000 mutazioni del DNA per ogni neurone. Allora uno dirà, chissà quanti tumori, neanche uno. I tumori del cervello stanno aumentando, ma sono gliomi, glioblastomi, astrocitomi e meningiomi. Non esistono tumori del cervello che portano al neurone, e il neurone accumula mutazioni, sono utili. Capite? La storia delle mutazioni stocastiche, quanto è fasulla. Le mutazioni sono utili, fanno sì, soprattutto alcune, se non entriamo nei dettagli, che veramente spero almeno che ci lasciamo oggi con l'idea, faccio vedere qualcosa sui tumori ancora e poi basta, scusate che ho preso troppo tempo, con l'idea che veramente sta cambiando tutto. Siamo un po' disorientati, sì, forse è così, però vi assicuro che ormai se le studiamo bene queste cose cambiamo totalmente, perché noi possiamo fare la differenza nei prossimi 2-3 anni, dipende tutto da noi. Guardate sul cancro questa storia allucinante, The Bad Luck of Cancer. Il cancro è sfiga, viene fuori su Science nel 2015 un articolo che è una vergogna assoluta, è un commentario a uno studio di Feinstein, non entro nei dettagli, in cui si continua a dire random gene changes, mutazioni stocastiche del DNA, se ne può più. In un paese in cui si leggono cose come queste, if you have skin, you are at risk for melanoma, questo è terrorismo. Il rischio di melanoma ce l'avete perché avete la pelle. Addirittura, quali sono i fattori di rischio del colon cancer? Vi sentite bene? Avete appetito? Avete 50 anni? Cioè si permette di fare questa roba, capito? Cioè si crea terrorismo, si dice noi abbiamo questa sfiga che prima o poi ci muta il DNA perché il DNA sbaglia, sono tutto random, tutto... Non è vero nulla. In realtà sono le cellule staminali che a forza di essere bombardate, speriamo di poter trovare una soluzione, quella che poi vi illustrerà Pier Mario, è una delle più interessanti. Se noi riusciamo a correggere queste cellule staminali, a ridifferenziarle, in alcuni casi ci siamo anche riusciti, noi possiamo fare la differenza, perché il cancro non è per niente un accumulo di mutazioni stocastiche. Questa storia, e questo è l'articolo più citato della storia dell'oncologia sperimentale, ed è pieno di balle, Weinberg, citatissimo, migliaia di citazioni, non so se 15.000, questo articolo ci fa credere ancora che è una selezione darwiniana delle mutazioni stocastiche. Quando per sfida, ancora una volta, vengono colpiti gli oncogeni, i proto-oncogeni, gli oncosoppressori, i geni gatekeepers, ricordate ste balle? Non è vero nulla.
Già nel 2010 un grande biologo molecolare che poi ho conosciuto, la Zembic, scriveva: guardate che io trovo migliaia di mutazioni negli adenomi, nei lipomi, nelle infiammazioni croniche. Le mutazioni sono reattive a qualcosa, non danno per niente i rischi del cancro. Il cancro è una malattia che uccide per un solo motivo, perché la metastasi. E la metastasi non è legata a nessuna mutazione stocastica. Allora perché viene questa capacità del cancro di dare metastasi, di disseminarsi? Ecco, questo è l'ultimo punto che vediamo insieme oggi. Questo era Nature. Nature ci dice: guardate che non ci sono le 5 mutazioni, questo è 2009, mi pare 2010, non ci sono le 5 mutazioni di cui blatterano Forkelstein e Wander. Noi nelle linee cellulari, nei troni di cancro, troviamo 22.000 mutazioni, 33.000, queste sono. Cioè il cancro nella sua fase estrema è un genoma anarchico, è instabile da anni, ha determinato mutazioni che non sono la sua causa, sono la conseguenza di questa instabilità prodotta da una marea di fattori. Quindi dobbiamo capire che cosa lo destabilizza. Questo è stato il nostro, non mi piace la parola maestro, ma quello con cui abbiamo cominciato a lavorare su queste cose, Renzo Tomatis, era il direttore anche della IARC, ed è stato mandato a casa a un certo punto perché dava problemi. Lui è stato quello che ha fatto le quattro categorie dei cancerogeni possibili, probabili, sapete, queste. Poi ha cercato in tutti i modi di imporre studi di un certo tipo su quelli cosiddetti probabili rispetto ai possibili. Capite che cambia tutto, no? Sui campi elettromagnetici avevamo fatto una lettera e ottenuto che si discutesse il fatto che sono cancerogeni probabili. All'ultimo minuto hanno cambiato, hanno messo possibili. Possibile è totalmente diverso, che non significa nulla, capite il giochino che fanno? Allora Renzo aveva capito già nel 79, queste sono le monografie del National Cancer Institute, e c'è scritto prenatal exposure to chemical carcinogens, cioè è l'esposizione prenatale ai carcinogeni che rischia di far aumentare nelle successive generazioni il cancro. Non c'era l'epigenetica nel 79, perché l'aveva capito? Perché aveva studiato il caso famoso del dietilstilbestrolo, che era un antiabortivo che non funzionava, che in realtà era un potente interferente endocrino. Le mamme non avevano problemi, le figlie nascevano spesso con l'adenocarcinoma vaginale, le figlie dopo 12 anni. Allora aveva esposto i topini e aveva trovato la stessa cosa, ha detto: questo non sono mutazioni stocastiche, sta succedendo qualcosa per cui da una generazione all'altra tutto questo va a aumentare. Renzo ci ha lasciato nel 2007, nel 2011, 12, non mi ricordo, 13, mi hanno dato la possibilità di commentare questo tipo di lavoro su epidemiologia e prevenzione. L'aumento del cancro, va bene, lo sapete, oggi una persona su due in Europa fa un cancro, non so se lo sapevate, ma questi sono i dati. Ma il dato che ci preoccupa di più è che l'aumento maggiore c'è proprio nell'infanzia. E il cancro è diventato in Europa e negli Stati Uniti la prima causa di morte per malattia nei bambini, nel silenzio generale. Di fatto, come sapete, il cancro dei bambini non è carcinomi vari, eccetera, da esposizione diretta, ma è qualcosa che è disreattivo. Molti sono tumori disembrionari, neuroblastomi, rabdomiosarcomi, linfosarcomi, eccetera, o ancora ematologici. L'aumento massimo, questo è il grande studio di ricerca fatto dalla IARC, l'aumento massimo è tutto qui, nel primo anno di età. Quindi non accumulo di mutazioni stocastiche, non c'entra niente, qui è qualcosa che colpisce il feto o i gameti, e ormai un bambino su 600 fa un cancro. Quindi non è più una malattia così rara come si diceva prima. L'European Journal of Cancer nel 2006, c'era ancora Renzo, porta questi dati e notiamo con, devo dire, tristezza, ma insomma alla fine era una conferma a quello che stiamo facendo, che stanno aumentando vari tipi di tumori, ma non era la leucemia linfoblastica, la common, quella che aumentava, ma erano le altre. Erano patologie neoplastiche relativamente rari, neuroblastomi, leucemie mieloblastiche, mielomonocitiche, eccetera. Avevamo già notato allora che si trattava di un studio importantissimo, perché era su 130.000 casi di cancro, 63 registri tumori, 20 anni adesso sono 30 di osservazioni, eccetera, eccetera, eccetera. E poi la contemporaneità con l'aumento delle patologie che vi ho fatto vedere prima. Cioè stanno aumentando tutte le patologie croniche infiammatorie tumorali, probabilmente per lo stesso motivo. Capite qual era la logica? Semplicissima. Cioè perché aumenta l'obesità, il diabete secondo, giovanile che prima non esisteva, le patologie immunomediate nel bambino, il cancro nel bambino e poi, come abbiamo visto, l'autismo in quella maniera spaventosa? Perché si sta sprogrammando la prima fase della vita. È elementare, Watson. Lo vorranno capire? No, non lo vogliono capire. Uno su otto, cioè otto volte i casi attesi per le leucemie. Finalmente Lancet Oncology viene fuori a settembre di quest'anno con questo articolo che dà ragione a tutto questo lavoro. Dico finalmente perché i colleghi dell'IOP, tranne il professor Masera, che per anni ha cercato di
coinvolgere anche le associazioni italiane di oncologia pediatrica in un dialogo costruttivo su tutto questo, ancora non c'è la possibilità di farlo. Questa è una replica che abbiamo appena pubblicato, la sottolineo per il semplice fatto che fino a pochi anni fa non ce le pubblicavano queste cose, quindi forse qualcosa sta cambiando. Un bambino su 100 oggi ha una traslocazione premioplastica, ma se, anzi preleucemica, ma se voi andate a Seveso, quindi catena alimentare ancora piena di diossina, voi trovate tantissima gente che fa la traslocazione 14-18. Perché è importante? Perché questa vi fa capire che cos'è la traslocazione. Voi leggete su tutti i libri, la traslocazione è un'operazione cromosomica, balle, non è un'operazione cromosomica. La stessa cosa la troviamo in quelli che usano per ragioni lavorative i pesticidi, quindi non è la diossina che dà il danno, ma è qualcosa che fa reagire chi usa i pesticidi e chi è esposto alla diossina allo stesso modo. Che cosa fa in realtà? Praticamente i linfociti prendono un gene che si chiama BCL2 che blocca l'apoptosi e lo espongono all'enhancer delle immunoglobuline, quindi lo attivano continuamente. In presenza di diossina continua a dire guardate che c'è diossina, guardate che c'è pericolo, guardate che dobbiamo fare qualcosa, capite cosa fa? Non ha niente di stocastico sta roba. Nel Burkitt voi trovate qualcosa di simile, non solo, noi troviamo la 14-18 negli endoteli. Non è che sono contagiosi queste traslocazioni, non sono aberrazioni cromosomiche, che l'endotelio esposto alla stessa sostanza che passa continuamente fa la stessa cosa, dà un segnale di pericolo. Se voi andate a vedere in Africa, il Burkitt per esempio, nella zona in cui c'è il Falciparum, in cui c'è l'Epstein-Barr, fa la stessa cosa, piglia un gene che si chiama CIMIC, che è un oncogene, e lo espone agli enhancer delle immunoglobuline. Vedete, i cromosomi sono gli stessi, 2, 22 e 14. Cambia il gene che viene esposto, ma il meccanismo è lo stesso. Se voi andate a Chernobyl trovate tantissimi bambini con la traslocazione del CIRET, non sono aberrazioni. E il genoma lo cerca di difendersi. E quello che avevamo trovato, questo è l'ultimo articolo di Renzo Tomatis del 2006, lui ci ha lasciato nel 2007, è che nel primo anno di età l'aumento massimo non porta alla traslocazione classica, quella della linfoblastica, la NLID, eccetera, ma porta alla traslocazione di un gene che si chiama ML1, che è una metiltransferasi. C'è un gene che codifica per una proteina che possa essere epigenetici. Quindi proprio un gene epigenetico, guarda caso, che trasloca con altri 70. Credete che tutto questo esiste in letteratura? Non c'è quasi nulla. Siamo riusciti in due studi in qualche modo a pubblicarlo, ma una cosa me la sono tolta questa soddisfazione, al congresso di pediatria qualche anno fa ho scosso questa slide, e vi facevo vedere che c'era già uno studio che sottolineava come il Bygon, polverina bianca che tutte le mamme mettono in giro per le case, perché non lo sanno, è un potente leucemogeno perché va a stimolare proprio queste traslocazioni a livello alto. Tre minuti. C'era la scritta Bayer. Tre minuti, scusa. Immaginate come erano con me. Vabbè, allora per finire, perché non si riesce a cambiare? Perché non si riesce a far capire a quel signore che guarda sempre il DNA, ve lo ricordate quello dell'inizio, che in realtà noi siamo sempre più, in laboratorio è facile vederlo, quando esponiamo cellule di qualsiasi tipo a una serie di trigger vari, di polyutans o di campi elettromagnetici o di radiazioni, noi vediamo la stessa cosa. Molto prima di avere le mutazioni c'è una ipometilazione della sequenza, la sequenza perde i gruppi silenziatori, i gruppi metici, c'è un'ipermetilazione dei geni oncosoppressori, sono i primi a spegnersi, non per caso, e loro continuano a chiamarlo il paradosso della metilazione delle cellule neoplastiche. Ma quale paradosso? È proprio per difendersi. Lo avevano capito i patologi tedeschi, questo l'abbiamo pubblicato, non si sa come mai ce l'hanno pubblicato, non affetti, io lo so come mai, ma lo racconto in privato. Nel 2014, questo studio in cui sottolineavamo come Kirchhoff e i suoi studenti, quindi 1830, avevano capito. Perché questo aveva spiegato, al microscopio luce, lui vedeva che il campo era pieno di cellule embrionarie, le chiamava così. Sono le cellule staminali del tessuto, loro vedevano queste cellule attivate e dicevano l'esempio massimo è il teratocarcinoma, vi lascio le slide. Il teratocarcinoma che cos'è? È un tumore altamente maligno in cui vengono espressi tutti e tre i foglietti embrionari. Perché? Perché in realtà è una cellula totipotente iniziale, che è un gamete, che rimane bloccato in addome e riceve, lo dicevano i patologi tedeschi, dei segnali ectopici, perché non arriva fino al testicolo, per esempio. Questo succede. Quindi questi segnali dicono alla cellula degli errori, danno dei segnali sbagliati, ecco perché per esempio il lavoro di Diavola da qualche anno è interessante, perché lui cerca di esporre le cellule embrionarie, le cellule neoplastiche a dei fattori embrionari di differenziazione che sono quelli dello zebrafish, che sono molto simili a quelli dell'uomo, perché sono gli stessi da milioni di anni. Questo funziona.
funziona ovviamente in una parte dei casi, non funziona in tutti, ma comincia a funzionare ed è importantissimo, e questo è l'ultimo punto. Vi dicevo prima, il cancro uccide non perché dà mutazioni, ma perché riattiva un programma tipico degli embrioni. Le cellule embrionali e le cellule fetali devono partire da un punto per andare in un altro, devono migrare, attivano un programma epigenetico che si chiama epithelial mesenchymal transition, per cui le cellule da bloccate in un posto possono migrare, arrivano nel posto target e fanno la mesenchymal epithelial transition, cioè ripigliano l'aspetto di cellule epiteliali. Questo meccanismo viene riattivato nel cancro, è quello che dà le metastasi, è quello che uccide, non è legato a mutazioni. Eppure continuano a pubblicare l'80% degli articoli che vanno su tutte le testate più importanti questa storia delle mutazioni che danno il cancro. E adesso anche l'autismo, perché sono tornati le telomerasi attivate, un altro sistema epigenetico. Questo signore non lo può capire perché va al di fuori delle sue capacità razionali. Sono 30 anni che cerca, dalla caccia al gene. E quando, per concludere, insomma, questo articolo già in qualche modo l'aveva mostrato, noi siamo partiti da lì, anzi devo dire per Pier Mario ancora prima, perché lui già nella fine degli anni 70 in qualche modo aveva provato a fare queste cose. Se voi pigliate un blasto e lo esponete a una serie di segnali di tipo embrionario, il blasto diventa un neutrofilo. Quindi si può fare. Basta con bombardare il campo, in futuro informare in maniera corretta le cellule, ed adesso in alcuni casi rarissimi già si fa, la leucemia promielocitica è una delle peggiori, basta dare l'acido retinoico, guarisce. L'acido retinoico non fa altro che smontare una serie di fattori di cotrascrizione che danno praticamente il campo. Allora a un certo punto, questo l'abbiamo provato a scrivere, stranamente l'IOM ce l'ha permesso già nel 2011, questo lo trovate ancora online. Se andate su IOM, progetto ambiente e tumori, trovate una serie di articoli e in parte queste cose già le avevamo scritte nel 2011-2012. E per concludere, quello che diceva Renzo Tomatis, mi sembra che sia fondamentale, diceva sempre prevenzione primaria, riduzione dell'esposizione materno-fetale, non c'è altra possibilità, questo è nel 2002, la difficoltà di fare accettare un paradigma nuovo, lo aveva descritto benissimo Max Planck, che non era l'ultimo arrivato. Diceva, non cambia un paradigma nel mondo delle scienze fino a quando non muoiono quelli che hanno fondato il proprio potere, oggi possiamo dire anche le proprie ricchezze su questi paradigmi. È triste che sia così, speriamo che non sia così, però vi faccio vedere quest'ultima diapositiva e qui ci lasciamo perché è veramente pazzesca. Questa è un'inchiesta, questa è Nature. Guardate i 10 farmaci più venduti al mondo. Efficacia, quella dura. Questa è la cosiddetta medicina di precisione. Non efficace, molto frequente.